la festa a più alta quota dell'isola per quanto riguarda le feste patronali è quella dedicata a San Nicola, che si svolge in cima all'Epomeo il 6 dicembre. Noi ci troviamo oggi qua per fare uno speciale a questa festa antichissima. Ci accompagna, per quanto riguarda la parte storica, l'avvocato Giovannino Di Meglio, al quale chiediamo proprio di introdurre un po' questa festa, dal punto di vista della tradizione. È una festa antichissima, probabilmente risale al Medioevo. Perché proprio questo monte, il monte più alto dell'isola, è dedicato a San Nicola? Il nome scientifico, il nome topografico è il Monte Epomeo, 792 metri sul livello del mare, però tutti quanti noi di Ischia lo conosciamo come il Monte di San Nicola. Difatti, quando si parla dell'Andrezzata, la prima cosa, Goppo Santo Nicolo, quanto è bello inì. E allegramente si va su coppa a San Nicolo, cioè in una maniera molto allegra e divertente si va su questo monte per andare a trovare il santo, un po' nella stessa maniera con cui i napoletani si recano a Montevecchio, con uno spirito molto allegro, molto divertito, molto spensierato. È un modo per rilassarsi, anche per rendere omaggio a questo santo che protegge l'isola. Questa è l'importanza. Difatti il culto, dicevo, risale almeno al Medioevo, perché iniziano nel Medioevo le incursioni saracene, è caduto l'impero d'Oriente, oppure sta per cadere, quindi un periodo molto difficile. Le spoglie di San Nicola, che è un santo orientale, vengono portate in Puglia, in Italia, e quindi a Bari, dove c'è la basilica, sono conservati i resti, però il culto rimane perché San Nicola è un baluardo contro gli infedeli. Cioè, mentre noi siamo infedeli per i musulmani nel Medioevo erano infedeli per noi, quindi è una protezione. E la gente si recava con molta spensieratezza, ma anche con molta devozione verso questo santo. E la cosa caratteristica, la cosa bella, che noi abbiamo una statua del santo in marmo, marmo bianco di Carrara, dove c'è la data precisa che quella statua è stata realizzata nel 1500, quindi una statua antichissima, datata, certificata, che certifica dunque anche un culto antichissimo che sicuramente doveva essere anteriore alla costruzione della statua. Noi ci rechiamo sul monte nella maniera più consueta, più solida, più antica e diciamo la più tradizionale e divertente, cioè a dorso del cavallo o del mulo. Guai a noi. Una volta sull'Epomeo si saliva con i muli, con gli asinelli, e poi questa, diciamo, tradizione è andata a finire, non si sa neanche bene perché. Però 3 anni fa dei ragazzi di Serrara Fontana, con noi Eugenio Iacono, hanno creato di nuovo un'organizzazione per portare le persone a bordo, insomma, in sella, e infatti si chiama l'Epomeo in sella. Eugenio, allora ce ne parla un po'. Allora, siamo nati 3 anni fa con il presidente, che è Agostino Iacono, è anche proprietario della location dell'Epomeo in Sella. Insieme a Zabatta, che è l'altro socio principale, abbiamo cercato di riprendere un'antica tradizione. Abbiamo preferito prendere i cavalli perché sono versatili, possiamo anche dare la possibilità ai ragazzi di imparare ad andare a cavallo e fare delle escursioni bellissime qui sulla cresta dell'isola, andando sul lato ovest e verso Fiaiano, la sorgente di Buceto, piano San Paolo, andando sul lato est, sud-est dell'isola. Ecco, Diciamo. io ti volevo chiedere, come mai finì all'epoca questo, diciamo, questo uso comodo per la verità? Perché non tutti hanno la forza e l'energia di salire sull'Epomeo a piedi. Tu sai qualcosa? Beh, guarda, io ti posso dire che ci sono ancora persone anziane, viventi, che vivono e vivono godono di ottima salute, avendo superato anche i 90 anni e avendo fatto questo tipo di lavoro per quasi tutta la vita. Diciamo che le famiglie di Fontana, della zona alta, maggiormente di Fontana, avevano questo, era il loro sostegno familiare, vivevano nei periodi estivi con il turismo che veniva a trovare, diciamo, a visitare la vetta dell'isola, dove
molto interessante dal punto di vista storico, ma anche all'epoca che l'Eramo era aperto c'era un turismo di si passavano la notte su vedendo il tramonto e l'alba la mattina. Ed era i figli delle ognuno avevano maggiormente, quasi ogni famiglia aveva uno o più animali, due muli, maggiormente i muli, pochi cavalli. E la storia poi ha voluto che con il turismo, lavoro in albergo, lavoro diciamo con lo sviluppo, si è perso questa tradizione. Tradizione che noi vogliamo, tentiamo di portare avanti anche con molto sacrificio, perché poi i giovani devono comunque fare il lavoro che facevano le persone ad un tempo. E alcuni dei giovani presenti hanno dato manforte, ci danno il loro appoggio, perché senza l'energia giovanile non riusciamo a portare avanti questo discorso. E diciamo che ognuno di noi ha il proprio impegno lavorativo e dedica il proprio tempo libero all'associazione. Ecco, ti volevo chiedere, state avendo dei riscontri in questi anni? Insomma, io sono insomma anche giù a Ischia, è giunta la voce che c'è questo servizio e molti turisti sono entusiasti. Sì, di questa cosa sono entusiasti, ma maggiormente per le persone che sanno andare a cavallo e amano fare una passeggiata con accompagnatore, sapendo portare il cavallo, facciamo di queste passeggiate e rimangono sbalorditi dal panorama che si trova dal punto dove noi li portiamo alla croce, dove c'è stato un incidente aereo tanti anni fa. Raccontiamo un po' la storia del luogo, diciamo cose principalmente che l'Epomeo significa una buona vista, ha una vista a 360 gradi, ci sono dei punti di avvistamento usati anticamente per difendersi dagli attacchi. Da su si riescono a vedere le case di pietra presenti nella Falanga, che è un sito molto interessante. Vorrei aggiungere che stiamo lavorando in contemporanea sia con l'Associazione Epomeo in Sella che con il CAI, Club Alpino Italiano, insieme al nostro presidente Francesco Mattera e il restante. Non li sto a elencare tutti, però il nostro progetto è quello di programmare una sentieristica e esportarla sulle mappe CAI. Ci siamo riusciti segnando il primo sentiero, che è il 501, che parte da Forio e fa Santa Maria del Monte, il Bosco della Falanga, e poi arriva su alla vetta dell'Epomeo e scende giù a Fontana, oppure all'inverso. Questo è un sentiero che è stato marcato 501, ma l'obiettivo è di raggiungere i sei comuni, cioè dalla vetta raggiungere i sei comuni dell'isola. E già i sentieri ci sono, però bisogna fare un'opera di segnatura e di mantenimento di questi sentieri. Quindi questo è in programma del CAI. Ci stiamo cercando di coinvolgere anche la parte attiva, gli albergatori della nostra isola, per far sì che ci sia un impegno fattivo sul territorio. Vorrei spendere una parola anche per i cacciatori, che comunque aiutano a mantenere i sentieri puliti nel periodo di caccia aperta. Però quando poi arriva maggio, che non si gira più, i sentieri, essendo sentieri di campagna di un metro e venti, sono chiusi dalle sterpaglie. Qui abbiamo anche un nostro amico Kai che ci sta raggiungendo in questo momento. Ciao, buongiorno. E, diciamo, questi sono i progetti. Questi sentieri rimangono insomma pieni di rovi. Voi chiedete qualche cosa in particolare? Un aiuto, diciamo che l'isola è formata da sei comuni. Ogni comune ha un sentiero che poi va a finire in un altro territorio, quindi in un altro comune. Abbiamo firmato dei protocolli di intesa con diversi comuni, con il CAI, perché cosa succede? Andando il CAI, prendendosi gestione di questo sentiero, programma nell'arco dell'anno diversi interventi. Per ora questi interventi sono fatti dai ragazzi volontari, però quello che noi principalmente l'obiettivo è di farsi carico i comuni, almeno i sentieri principali, di una collaborazione. Devo dire la verità, col nostro comune di Serrara Fontana collaborazione attiva
c'è. Mandano delle persone nelle giornate che noi organizziamo per la pulizia dei sentieri. E questo è il nostro programma, e non solo questo con il CAI, ci saranno anche tante altre manifestazioni che faremo anche nel periodo invernale, per sensibilizzare e far conoscere ai giovani l'isola. Perché l'isola non è composta solamente dal mare, il mare è una attrattiva principale, ma il tender che c'è adesso del turismo è maggiormente in sviluppo, è quello agricolo montano, cioè le persone vogliono trascorrere giornate in montagna e rilassarsi, vivere come si viveva un tempo. E questo noi cerchiamo di portare avanti, prodotti tipici del posto, e qui anche c'è anche un lavoro da fare e da creare un po' di sinergia con i produttori che magari hanno questi prodotti però non riescono a metterli in commercio perché non c'è una filiera di tutto questo. E diciamo, questi sono i nostri obiettivi. Qui abbiamo, da qui a salire ci sono questo sentiero è il 501 ed è segnato, ed è marcato con delle piccola bandierina rossa e bianca che troviamo in giro per la sentieristica dell'isola. Col CAI abbiamo segnato il 501, abbiamo segnato il sentiero che parte da Fontana e arriva ai Maronti per via Pizzi Bianchi, qualcuno già l'avrà sentito nominare. Abbiamo fatto la zona di Campagnano, alcuni sentieri pure sono stati segnati, ma ti ripeto che l'obiettivo è quello di fare 6 sentieri principali per i 6 comuni. Questo è il nostro obiettivo, e dare un input agli isolani a vivere la montagna. Abbiamo raggiunto quasi la cima con i cavalli che ci hanno accompagnato. Chiediamo all'avvocato com'è andata questa cavalcata sulle Pomeo. Devo dire con grande soddisfazione che Gianna, la mia omonima, la mia compagna, si chiama come me, lei Gianna e io Gianni, è stata più che brava. Veramente la passeggiata è stata incantevole. Io mi ricordo le parole di Lamartine, che ha fatto lo stesso tragitto, forse con meno ansia perché era abituata ai cavalli, e diceva che il viaggio in cavallo fino al Monte Pomeo è una cosa bellissima. È una cosa veramente eccezionale il panorama che si guarda da qui. Non ci sono parole per descriverlo, veramente il panorama è eccezionale. Veramente qui stiamo tra il cielo e la terra, stiamo tra la fisica e la metafisica. Veramente qui si sente la presenza di Dio. Allora, insomma, tu puoi essere un buon sponsor per quanto riguarda, quelli che sono vergini del cavallo e vogliono in qualche maniera cominciare. Invitiamoli a venire a cavallo sulle Pomeo. Se ci sono riuscito io, vuol dire che ci può riuscire chiunque. Veramente è un'esperienza bellissima. Questo già è un buon avamposto per vedere le bellezze delle Pomeo e ammirarne il panorama. Ascoltiamo Eugenio che ci spiega un po' quello che è il territorio. Esattamente, noi qui di fronte a noi adesso vediamo la Pietra dell'Acqua e possiamo vedere tutta questa vallata, era la vallata dove veniva coltivato anticamente il grano. Una tipologia di grano chiamata Carusello, che era un grano molto coriaceo, che siamo anche riusciti a trovare un po' di sementi grazie alla sorella di Don Angelo a Serrara, che continua ancora a fare la produzione di questa tipologia di grano. E diciamo che questo era il granaio del comune di Serrara Fontana. Da qui veniva fuori la farina per poi fare il pane. Di fronte abbiamo detto, vediamo la Pietra dell'Acqua che è stata scolpita e data la forma di un cammello inginocchiato. Pietra dell'Acqua che storicamente le famiglie di Fontana avevano il diritto di prendere 5 litri di acqua al giorno per famiglia.
Si dice che questa pietra sia stata scavata da un monaco austriaco con una sola mano. Gli ha dato la forma di un cammello, all'interno c'è una cisterna con tutti i canali di raccolta delle acque piovane, intendiamoci, perché qui non c'è una sorgente nella zona alta, e diciamo che qui dove ci troviamo adesso è la pietra bianca. Oggi non ci aiuta tanto la visibilità perché c'è un po' di foschia, però sulla nostra sinistra teniamo il Golfo di Napoli con Capri, sulla nostra destra teniamo l'arcipelago Pontino, si riesce a vedere anche l'isola di Ponza, Ventotene e Santo Stefano con delle giornate belle. Verso l'alto vediamo la vetta che diciamo che è raggiungibile da dove siamo adesso con fra 10 minuti di cammino si raggiungerà la vetta. Questo è il punto per adesso. Poi stacchiamo. Per salire all'Epomeo si può salire con il cavallo, si può salire gambe in spalla e anche con l'aiuto di alcuni strumenti, un nuovo sport che in altre parti d'Europa e anche dell'Italia del Nord è molto frequente, ma invece qui diciamo che ancora non è molto usuale. Infatti io sono la prima istruttrice dell'isola di Ischia ed ho già il mio primo gruppettino. Certo nelle strade così strette, nel sentiero così stretto per l'Epomeo non si possono usare. Noi abbiamo usato solo il primo tratto di strada proprio per perfezionare la tecnica in salita. Quali sono i vantaggi di questo sport? I vantaggi di questo sport vanno bene per tutta la circolazione, si allena il 90% della muscolatura, quindi è uno sport che lascia agire il corpo, le gambe e in particolar modo le braccia. Quindi si fanno tanti passi e tante spinte con le braccia. Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti amici. Vieni Gesù. No, devo stare qua. Oggi no.
nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. E il Verbo si è fatto carne, abita tra noi. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, San Nicola. Siamo fatti degni delle promesse di Cristo. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su tutta la nostra isola e con noi tutti rimanga sempre. Amen. San Nicola, tu sorgi dal cielo, irradiante la misera terra, e donando la pace alla guerra, tu ci invidi a cantare per te. Bello tu sei il candore, bianco più che la neve, imitando con amore, divenendo a far di te. Bello tu sei il candore, bianco più che la neve, imitando con amore, diverremo al par di te. Sulla terra risorge facesti, innocenti sepolti nel tino. San Nicola con raggio divino, accompagnaci a pien di Gesù. Bello tu sei il candore, bianco più della neve, imitando con amore, diverremo a par di te. Vale, mándale.
Capodanno uscirà su tutti i siti questa processione simpatica che facciamo alla nascita del bambino qui. La nascita del bambino che facciamo qui a San Nicola, con un'iniziativa che si fa straordinaria a Fontana, prima di tutte le chiese, dalla novena di Natale, dal 16 di dicembre al 24 dicembre. Al mattino alle ore 5 la novena e termina con la colazione comune che facciamo in parrocchia. Chi non ha fatto ancora questa esperienza la può venire a fare. È un'esperienza bellissima. Basta andare a letto un po' prima la sera. Alle 5 noi siamo in chiesa, riscaldata, e si vive questa novena di Natale fino alle 7:20 circa, quando terminiamo con la colazione comune. Voglio ringraziare tutti, senza il microfono non è necessario, quelli che hanno aiutato, quelli che hanno lavorato, quelli che hanno portato le cose e anche quelli che adesso vi prego, come ho detto prima, di essere una comunità, una festa questa, nel piccolo noi la facciamo, noi ci sforziamo, spero che sia arrivato il momento di aggiustare quest'anno la facciata della chiesa. Sono passati 13 anni, è stata fatta nel 2000, ma sapete che le intemperie, il vento, il gelo, vedete come corrode, quando il vento soffia, oggi è una giornata caldissima per la Ecco, c'è il momento in cui il santo, dopo aver fatto questa benedizione, diciamo, all'isola, torna all'interno della chiesa. E in questa chiesa rimarrà custodito per un anno intero, chiuso qui in questa chiesetta, per poi uscire nuovamente tra un anno. Molto bella questa cosa. Sì, e deve anche, una volta doveva benedire i pastori, le pecore, i campi, tutto quanto, perché qui era anche un posto molto importante per l'economia isolana. Qui c'erano due economie: l'economia della neve, perché qui veniva conservata la neve, e poi l'economia di un grano duro particolare, detto Carosella, il cui stelo, il cui campo molto duro veniva utilizzato per fare oggetti di paglia. Quindi la gente si rivolgeva a San Nicola per avere un abbondante raccolto in primavera, per avere anche abbondante neve, perché la neve significava ricchezza, significava denaro, ed era molto importante perché non c'erano i frigoriferi, la gente come si doveva dissedare? Quindi si prendevano la neve, si mettevano delle fosse, si ricopriva di paglia, e poi quando era il periodo estivo e faceva molto caldo, stavano le signore che venivano qui, recuperavano la neve che intanto era diventata ghiaccio e le andavano a vendere in città, a Ischia e qualche volta pure a Napoli. Ed è curioso sapere che quando è venuto qui Ferdinando IV di Borbone nel mese di luglio e faceva un caldo pazzesco, i signori di Ischia, i decurioni, i due eletti, cioè i sindaci dell'epoca, si procurarono la neve e offrirono dei sorbetti al re Ferdinando IV, che poi diventerà Ferdinando I di Borbone, proprio con la neve, fatto, questi sorbetti fatti con la neve del Monte Epomeo. Quindi voglio dire, qua si raccoglieva l'acqua, c'erano le piscine, era una zona anche importante dal punto di vista economico. Sì, molto importante, perché qui, l'ho detto, si facevano tutto il tipo di paglia che poi è stato utilizzato fino a qualche decennio fa dalle nostre donne per fare i cosiddetti cestini che servivano.